Guten Morgen to everyone. In questi giorni che non ho fatto video, vlog, bla bla bla, non ho fatto nulla. Quindi, cosa fare durante la quarantena? Check. La prima cosa che dovresti fare è toglierti il pigiama e vestirti decentemente. La prima cosa che vi dico di fare: leggere. Non sono una secchioncella, però mi piace leggere. Vi consiglio di leggere perché vi passate il tempo, magari mentre leggete, tipo il protagonista della storia o qualcun altro, e fuori all'aperto voi vi immedesimate a lui, pensate di star vivendo in una realtà normale e magari vi dimenticate anche di avere problemi psicologici. Quindi vi consiglio in particolare di leggere libri di Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón scrive dei libri, dei gialli, penso ormai. Non sono proprio romanzi, cioè c'è quella tipo ansietta, no? Cioè è tutto ansietta. Comunque sono bellissimi perché tipo stai con l'ansia, non vedi l'ora di finirlo, però sono tante pagine, ti mette in trip il cervello, questi fanno un sacco di cose, quindi tu ti senti sempre iperattiva. Oppure leggete qualcosa tipo di filosofico. Un'altra cosa che potete fare è guardare una serie TV. Lo so, voi direte, ma che senso ha? Io già lo sto facendo, lo so che già lo state facendo, però volevo ricordarvelo. Però non tutto il giorno, un pochino. Facciamo un insieme di queste cose che vi dirò, un pochino al giorno. Non guardate troppe serie TV. Un'altra cosa che potete fare in questi giorni di pausa è darvi alla cucina, MasterChef. Sì, io ad esempio l'altro giorno ho fatto un plum cake. E basta, però farò tipo penso domani le crepe. Quindi sì, fate come me, fate le ricette. Vi metto qua il TikTok dove ho fatto il plum cake. Anzi, vi metto anche la foto. Poi vi insegno. Sto per fare un ciambellone. Modestamente, per smaltire i nostri grassi, io vorrei fare sport. Perché 2 giorni che dico che voglio fare sport e non l'ho ancora fatto. Dovrei cominciare. Questo video uscirà soltanto se avrò una clip da inserire in cui faccio sport. Ovviamente sport in casa, perché non si può uscire. Io ho la fortuna di avere un tapis roulant e altri attrezzi per fare sport. Anche se non li avete, ci sono un sacco di metodi, cercateli su internet, tipo usare le bottiglie come pesi, oppure fare addominali, oppure fare corsetta per casa, salire le scale, fare squat a caso. Quindi cercateli su internet perché ci sono un sacco di metodi, anche se non si può andare in palestra, per fare sport. Vi volevo informare che questo qua è un video a freddo, a caldo, a freddo, non lo so. Semplicemente stavo impazzendo perché non avevo fatto quello che volevo fare oggi, quindi ho deciso di fare questo video per sfogarmi. Un'altra cosa che potete fare in questo periodo di pausa, e so che già ci state riflettendo, è scaricarvi Instagram, TikTok e bla 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 e diventare degli influencer. Probabilmente non vi calcolerà nessuno come fanno con me, però potete comunque provarci e poi è divertente, vi passate il tempo, ridete, sì. Un'altra cosa bellissima che potete fare, che unisce sport e social, è i balletti di TikTok. Infatti sto imparando un sacco di balletti, questo qua è quello che ho imparato oggi. No, questa parte qua non c'era, l'ho inventata io adesso. Siamo alle cose serie, possiamo anche studiare. Sì, vi sembra strano, ma possiamo fare, anzi dobbiamo, quello che ho capito farlo. Non so se voi avete già le lezioni online, io ancora non proprio in fase di creazione queste lezioni, quindi... E comunque sto studiando, infatti ho studiato filosofia, ho studiato storia, oggi ho studiato Boccaccio, poi ho fatto matematica e fisica, quindi studiate, anche perché sennò quando rientriamo bocciamo tutti a blocco di pa 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 pa. E non è il caso. Dopo stare rinchiusi a casa un mese vorrei almeno godermi l'estate. Un'altra cosa che potete e dovete fare è sistemare la vostra stanza e modificarla. Quello che ho fatto io è, come già vi ho fatto vedere, fare un disegno nel mio specchio. Vi metto qua la foto, il video. Gentilmente, se conoscete un fiore con questa forma, un albero, un qualcosa, addio. E poi oltre a questo l'ho sistemata in generale e ho sistemato tutta la mia libreria. Passiamo adesso al make-up. Visto che abbiamo questo tempo libero, possiamo approfondire un po' di più il make-up e magari migliorare un sacco. Ad esempio, potreste provare a prendere una palette con colori pazzi, iniziare a farvi disegni sulla faccia, tanto non vi deve vedere nessuno, vostra madre e vostra sorella e vostro padre. Ma adesso, come dicono tutte le brave influencer, passiamo ad una cosa più importante. Possiamo prenderci cura di noi stessi. Possiamo fare la skincare. Io infatti in questi giorni sto facendo un sacco la skincare e tutte queste cose. Oltre a ciò ci possiamo rifare le nails, cosa che vedrete a breve. Andatemi a seguire su Instagram perché poi metto il sondaggio.
Comunque ci possiamo rifare le nails, non abbiamo fretta di dover andare subito a fare cose. E un'altra cosa che possiamo, diciamo, attenzionare sono i nostri capelli. Io infatti sto pensando di tagliarli o di decolorarli. Questo qua perché la quarantena mi sta prendendo in testa. Ditemi se secondo voi dovrei decolorarli, ma non decolorarli bianchi, decolorarli un po' più biondi, schiarirli un po' e tagliarli. Cioè, secondo voi sto meglio con i capelli così o così? O devo aspettare che mi crescano lunghissimi? Non credo che questo video verrà mai pubblicato, quindi se lo state vedendo mettete mi piace, perché è una cosa abbastanza rara e strana vedere me in pigiama in queste condizioni, che sembra una scappata di casa che cerca di dare consigli. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok, e se state impazzendo anche voi lasciate un mi piace. Nulla, noi ci vediamo al prossimo video.